Siamo con Alessandro, Andrea, United Column. Partirei dal nome prima. Poi andiamo all'abbigliamento. Tutto parte dalla divisa. Ah, quindi perfetto, allora. La divisa, non so se vincere un premio con la divisa più brutta della storia. Tra l'altro mi avevate mandato in anteprima, Marco, ma avevo mandato via messaggio. C'erano anche delle scarpe blu che erano molto carine. Scarpe blu e il cavallo di battaglia. Comunque volevamo. Posso? Volevamo. Ancora parlando. No, ancora dire del nome, appunto, che deriva dalla divisa. Poi. Allora il nome è arrivato dopo, siccome la maglia la divisa fa cagare, United Column calza a pennello. Perfetto. Alessandro, tra l'altro ne approfittiamo per farti gli auguri davanti a tutta Zona Gol per il tuo matrimonio. Quindi. Grazie, grazie a tutti, siete veramente cordiali e ne approfitto per ancora una volta per ringraziarvi tutti. E prova la pratica stasera. Si è visto poco, perché ho la nebbia anch'io da riprendendo, ho visto poco. Meglio, tu dici, siete andati. Se potevate vincerla addirittura se eravate muovi in più, poi se avete preso il gol del 2-1. Ho fatto pure difficoltà in 6 contro 7, loro in 6 contro 7, sono andati rigori e poi 3 rigori fatti e 2 sbagliati, è andata bene. Il rigore decisivo, davvero capitano. Sì, ci voleva, da fermo, va benissimo così. Lui voleva una dedi. Allora, nonostante le assenze di peso quali Marco Lopressi, a cui è dedicata la nostra vittoria, perché poverino ha dovuto subire un intervento e adesso riprenderà con calma e apporterà il suo valore aggiunto, diciamo. Bravissimo. Un uomo di peso. Un uomo veramente di peso. A lui è dedicata questa vittoria. Ragazzi, faccio i complimenti, vi lascio andare perché fa freddissimo. No, perché?